Allora, salve a tutti, cari amici, sono il ricercatore Emiliano Babilonia, seguo da molti anni le vittime del controllo mentale oppure i target individuals a livello nazionale, europeo e anche mondiale. Purtroppo in questi ultimi giorni mi stanno contattando parecchie vittime che vengono sottoposte ad abusi, esperimenti, torture fisiche e psicologiche, con gravissime patologie, gravissime manipolazioni mentali che portano ovviamente l'individuo a non resistere a questi programmi che gli creano danni devastanti proprio alla vita, ma anche alla vita familiare, alla vita lavorativa. Abbiamo qui una signora italiana che praticamente da parecchio tempo subisce questi attacchi e queste manipolazioni da parte di queste agenzie deviate. Ma lascio la parola alla signora che ci spiegherà praticamente tutto quello che gli succede, come è iniziato il suo calvario attraverso queste tecnologie che sono armi psicotroniche con sistemi di geolocalizzazione GPS satellitare che si amplificano poi attraverso la corrente elettrica all'interno di casa e creano dei gravi disturbi sia attraverso i telefonini, attraverso le frequenze di luce, attraverso tutto ciò che è una fonte di amplificazione dei campi elettromagnetici che interagendo con i centri nervosi centrali creano delle patologie devastanti. Ti lascio la parola, puoi dire al nostro pubblico, insomma, quello che ti sta succedendo da molto tempo. Ok, salve a tutti. Volevo raccontare la mia storia che è iniziata circa 7 anni fa con un profondo stalking sul territorio, stalking e diffamazione, chiusi i rapporti sociali. Dopodiché ho subito perdita di fame, di sete. Per dei giorni e di sonno. Sono stata praticamente attaccata con la corrente elettrica, con diciamo, scosse molto forti. Ho avuto perdita di memoria. Sono stata praticamente per dei giorni che non riuscivo a rialzare gli occhi dal basto, come se ho subito un elettroshock molto forte. Di seguito ho avuto perdita di memoria, di concentrazione, mi trovavo nei centri commerciali, non riuscivo più a ritornare a casa perché all'improvviso perdevo l'orientamento. Sono praticamente stata attaccata con bruciori sul corpo, sul viso, sul braccio, anche in piena notte. Ho avuto dei continui interrogatori mentre che dormo, vengo svegliata da questi continui interrogatori nella testa, luci all'interno degli occhi mentre che dormo. Ho avuto anche episodi dove sento che mi dicono, mentre che cammino con la macchina, un tir mi viene quasi addosso e sento loro, guarda, stava quasi facendo un incidente, oppure freni che si bloccano, mi fanno parcheggiare addosso il muro, cosa che non è da me perché sono una persona molto precisa e porto la macchina da tantissimi anni. Hanno attaccato anche i miei figli. Praticamente mio figlio che studia, va a fare l'esame, a un certo punto una confusione, non ricorda più assolutamente nulla. È un ragazzo che ha avuto sempre ottimi risultati e vabbè, questo è il minimo, ma ci sono stati anche attacchi fisici. Sono stata attaccata in vari modi, ad esempio, mi hanno fatto camminare per ore senza sentire la stanchezza o il minimo di stanchezza, mi fanno addormentare all'improvviso, ho avuto bruciori sul viso, mi hanno bruciato anche i capelli dal mattino alla sera. Queste sono cose che succedono ormai da anni.
Ritengo praticamente di essermi risvegliata dopo quella specie di elettroshock che ho subito, perché credo che anche prima venivo controllata in quanto sentivo di tanto in tanto delle voci con dei comandi, però non realizzavo, non si riesce a reagire nel momento che loro ti comandano, è come se vieni in qualche modo bloccata. Queste sono le cose che grosso modo mi ricordo, ho perdita di memoria di tanto in tanto, come a volte ho una memoria, mi sembra di averla super, e adesso non ricordo altro. Allora, quando Dimmi. ti bloccano infatti la memoria, quello lo fanno a tutte le vittime del controllo mentale perché ci creano dei blocchi temporanei proprio per crearci delle patologie. Infatti è la perdita della memoria temporanea. Quello lo fanno per farci vedere che loro possono interagire con il nostro cervello come loro vogliono. Poi al momento che ci sbloccano il cervello, noi incominciamo a ricordare tutto, ci ricordiamo anche di avvenimenti passati, cioè avvenimenti che sono passati da 20 anni, da 30 anni. È vero, assolutamente Il vero. Mi hanno fatto giochetto. ricordare. No, dimmi, Dimmi. dimmi, dimmi, ti hanno fatto ricordare? Mi hanno fatto ricordare pure cose che successe in passato, mi hanno parlato in testa mentre che magari mi trovavo a stendere sopra il terrazzo del palazzo dove c'erano le antenne, e ho sentito una voce che diceva facciamoci sentire, dalla signora, ci sono le antenne, e sentivo tutti praticamente i capillari della testa come se scoppiavano. Interagisco alla corrente elettrica, quindi mi fanno queste cose Sì, loro te lo a volte. fanno perché tu, essendo sensibile ai campi elettromagnetici, interagisci con queste tecnologie che lavorano proprio con i campi elettromagnetici. E poi un'altra cosa, prima avevi detto che loro ti stavano creando un incidente stradale, me l'hanno fatto anche a Sì. me. Fanno, bloccano il cervello alle persone che ci stanno vicino mentre guidano le macchine e fanno in modo che si devono avvicinare alla nostra macchina senza che si accorgano ovviamente, della nostra presenza. E molte volte è successo che quando uno frena, i freni vengono o surriscaldati o vengono create delle pressioni nell'impianto frenante perché la tecnologia è in grado di surriscaldare praticamente il liquido dei freni o surriscaldare le pasticche. Al momento che noi dobbiamo frenare, non riusciamo più a frenare e molte volte o prendiamo il muro, addirittura prendiamo la macchina davanti e ci sono stati dei casi di vittime che addirittura le hanno attaccate con la manipolazione mentale, gli hanno fatto perdere la concentrazione alla guida e hanno fatto degli incidenti, anche semplici incidenti che prendi la macchina di fronte o la macchina che sta al parcheggio, che però gli hanno creato, insomma, dei danni perché hanno perso dei punti sulla patente e hanno dovuto pagare praticamente il danno effettuato alla macchina che gli stava vicino. Volevo dire anche un'altra cosa, perché praticamente hanno il potere di pilotare anche il nostro corpo, nel senso che a volte mi è capitato che volevo andare piano e come se non riuscivo, perché è come se il piede mi veniva in qualche modo spinto. Questa è la mia sensazione, però questo è quello che ho avuto. E poi mi hanno manipolato tutta la mia vita, nel senso che mi hanno fatto separare con il mio marito, quindi lo stanno facendo comportare male con i figli, di tutto e di più, quindi sono entrati a 360 gradi nella mia vita. Me l'hanno distrutta e fatta a pezzi. Non solo, mi hanno anche detto che se avrei denunciato sapevo cosa mi aspettava, quindi questo lo volevo dire. Sì, sono le minacce che fanno a tutti quanti. A me mi dicevano in comunicazione neurale che se io andavo a dire in giro che sentivo queste voci o che poi non sono voci, sono comunicazioni vere e proprie attraverso queste tecnologie che interagiscono con le frequenze infrasoniche dei nostri padiglioni uditivi, e praticamente loro mi dicevano: se andavo a dire in giro che sentivo queste voci, sarei stato preso per pazzo, per malato di mente, e mi avrebbero rinchiuso all'interno dei manicomi. Io ho detto: a me non me ne frega niente, io vado a denunciare tutto. E poi saranno i magistrati o i giudici che provvederanno loro a verificare se potete fare questi esperimenti e questi test su cavie umane, oppure se io sono una persona malata di mente. Fatalità, quando ho fatto le denunce,
non c'è stato mai nessuno che ha praticamente detto l'incontrario di quello che stavo denunciando. E ci sono ancora delle denunce che stanno in fase di indagine e non si sa praticamente l'esito di queste denunce. Poi ci sono delle altre cose strane. La manipolazione delle persone che ci stanno vicino lo fanno a tantissime vittime. Perché ci vogliono far rimanere da soli, perché se siamo da soli non abbiamo più un appoggio morale, un appoggio sentimentale, un appoggio economico. Allora poi loro che cosa fanno? Ci attaccano, ci fanno perdere il lavoro, ci creano dei danni di tutti i generi proprio per crearci una sorta di disturbo e mi mettono pressioni psicologiche talmente forti e pressioni psicologiche con attacchi talmente devastanti per vedere la nostra tolleranza a determinati tipi di manipolazione cerebrale che noi subiamo. E poi molte volte attaccano anche i nostri parenti, facendoli diventare È aggressivi, vero, è violenti. assolutamente vero. Li girano verso di noi, ci trattano da matti. Guarda, sono una persona che sono stata molto zitta, quindi, ma vengo presa da matta, quindi non ho raccontato molto proprio per paura di essere presa da matta, ma li vedi che parlano così senza motivo, all'improvviso ti dicono delle offese che proprio stanno fuori luogo proprio. Quindi mi hanno proprio distrutto la vita su tutto, distrutto completamente, anche a livello economico, distrutto proprio. Ti volevo chiedere una cosa, ma in che regione stai d'Italia? Ah, Sono nel Lazio. nel Lazio, ho capito. Perché nel Lazio attaccano molte vittime. Io ti ho chiesto questo perché noi stiamo cercando di creare i gruppi dei target individuals, delle vittime del controllo mentale, in tutte le regioni d'Italia, perché così rafforziamo praticamente la nostra causa. E quando faremo la denuncia collettiva tutti quanti insieme, avremo la possibilità di presentarci al tribunale, però non singolarmente uno dice, sai, lei è una persona che ha dei problemi psichici, dice queste cose. No, noi ci Non ho presenteremo 20, problemi 30, psichici, ma non ho infatti, problemi psichici, lo saprei e mi curerei se lo sapessi ma che non infatti. sono malata minimamente. Quando noi ci presentiamo al tribunale, in 30, 40, 50, 100 persone, tutti che denunciano la stessa identica cosa, e lì cambia ovviamente la situazione, perché una persona potrebbe essere con problemi psichici, ma gli altri 100, tutti quei problemi psichici, non è possibile, no? Addirittura a me mi dicevano, potrebbe essere che c'è la schizofrenia. Sì, ma la schizofrenia non ti dice, al secondo semaforo a destra c'è un incidente stradale. Ecco, questa pure è vero, questa pure è vero, mi dicono le cose intorno a me, ciò che succede o ciò che sta succedendo del tipo sta tornando indietro tuo marito, lo senti, suona il cancello, quindi queste sono cose che loro fanno, sì, assolutamente vero. Ho pensato di tutto, pensavo che erano i vicini, pensavo che era la persona che sta che non gli dai l'elemosina con qualcosa al semaforo. Sentivo i semafori, mi caricavano proprio in un modo incredibile di energia, proprio la sentivo addosso questa energia. Le ho pensate tutte, le ho pensate. Però no, credo proprio di no, non sono assolutamente, sono soltanto loro che fanno queste cose. Ti sei mai spostata in altre parti d'Italia, dalla regione dove te praticamente vivi? Le Guarda, frequenze sono ultimamente in diminuite questi o anni, aumentate? no, guarda, questi anni non mi sono spostata molto perché mi hanno creato tantissimi problemi. Sono nel mio luogo dove praticamente vivo, però se vado a Roma o vado da altre parti, io comunque sento queste voci. Le sento ogni volta che mi avvicino a dei campi elettrici o magari intorno a me ci sono persone con il telefonino. Io personalmente non lo porto quasi mai, però comunque incontriamo persone con telefonini o altre cose, quindi. Ho capito. L'altra volta avevamo parlato, quando ci siamo incontrati, di usare delle cuffie insonorizzate. È cambiato qualcosa con le cuffie insonorizzate? Ho Quindi. notato che questi suoni, che queste cose non provengono dall'esterno. A proposito, volevo anche precisare che ho avuto allucinazioni visive, mi fanno vedere persone che non ci sono.
quindi sentire ambulanze o persone che parlano ma non parlano. Sì, ti stanno facendo vedere la simulazione come viene effettuata attraverso queste manipolazioni visive e uditive. Però, essendo te una persona intelligente, che hai capito che molte di queste manipolazioni sono simulate, hai incominciato anche a capire che le persone che ti stanno intorno a volte non ti attaccano. Perché molta gente crede che sono tutti dei stalker che ci vengono dietro, che ci inseguono in tutti i posti dove noi andiamo. Invece io voglio far capire anche alle altre persone che ascoltano questa registrazione che molte volte le manipolazioni vengono effettuate anche su cavie umane inconsapevoli, cioè persone che ci stanno vicino, che vengono Che manipolate dal non sanno di sistema. fare determinate cose, Sì. assolutamente vero, sì, E noi invece assolutamente crediamo vero. che sono loro che ci attaccano con queste armi. Invece noi non dobbiamo infierire con le persone che ci stanno intorno, perché sennò sembriamo persone malate di mente o pazze oppure con manie aggressive e possiamo essere rinchiusi in qualche TSO, insomma. Certo. Volevo fare una domanda. Allora, te mi hai detto quando ti attaccavano con queste frequenze incominciavi ad avere praticamente allucinazioni audio e visive, ma te lo fanno anche la notte, cioè nel senso con sogni che sembrano realtà virtuale? Sì, assolutamente, mi fanno avere degli incubi durante la notte, mi fanno sognare, mi fanno fare dei sogni, sì, assolutamente, sì. Quando te stai in macchina, hai usato gli occhiali polarizzati? Sono diminuite le frequenze, insomma, di disturbo dentro gli occhi? Sì, ho provato ad usare questi occhiali polarizzati, gli occhi sono più riposati perché chiaramente attaccano anche attraverso la luce del sole. Sì, l'ho provato. Questo diminuiscono, ma non spariscono, E non vanno via certo, del tutto. certo. La cosa essenziale è che ti sei accorta che con le cuffie insonorizzate gli attacchi non provengono dalle persone che ti stanno vicino, ma che sono praticamente suoni, infrasuoni sparati all'interno della testa o nei condotti uditivi, perché questa è una cosa molto importante. Infatti, questa prova che io faccio fare a molte persone che seguono i nostri canali o i nostri gruppi è proprio di utilizzare un occhiale polarizzato per bloccare le frequenze sparate attraverso i sistemi biofotonici o fotonici all'interno dei nostri occhi e poi di utilizzare delle cuffie insonorizzate per bloccare dei suoni o dei rumori provenienti dall'esterno che creano praticamente gravissime patologie o disturbi o mal di testa fortissimi che partono ovviamente da rumori di fondo chiamati rumore nero, che crea praticamente gravi patologie alla nostra concentrazione, gravi patologie al nostro rilassamento. Infatti, molte vittime che hanno usato queste cuffie hanno detto: è vero, le voci non provengono dal vicino di casa, ma provengono da una Sì, fonte esterna. ci fanno sentire le voci delle persone che praticamente con cui noi abbiamo a che fare, ci dicono le cose, ci riproducono quella voce, la persona, come se ti fanno parlare, ti fanno sentire il loro pensiero, ma non è così, sono loro che ci parlano e ci fanno sentire questo timbro di voce. Eh sì, così noi andiamo a litigare con il vicino di casa, andiamo a litigare col condomino, andiamo a litigare con la persona che sta al supermercato, andiamo a litigare con quello che magari cammina per strada. La gente poi che cosa dice? Dice: oddio, ma quella signora sta fuori di testa, o quel ragazzo sta fuori di testa, mi ha aggredito, io non ho fatto niente. Loro fanno del tutto per farci perdere la credibilità. E una volta che noi perdiamo la credibilità, loro poi ci possono fare quello che vogliono, perché veniamo marchiati con il marchio della persona malata di mente, schizofrenica, con problemi psichici, ma in realtà noi siamo persone normali che rileviamo queste frequenze di queste tecnologie che vengono attestate sulle vittime e sulla popolazione inerme. Fatalità, gli Stati Uniti d'America adesso stanno creando dei nuovi nuclei operativi per i sistemi e armamenti geospaziali. Ma guarda che strano, quando noi dicevamo tanti anni fa che utilizzavano i satelliti per attaccare le vittime del controllo mentale, per manipolare le vittime del controllo mentale, dicevano tutti quanti che non esistevano queste tecnologie. Fatalità, adesso tutti gli stati del mondo stanno mettendo
l'interforce con le tecnologie satellitari, le tecnologie spaziali e gli armamenti spaziali, perché ovviamente stanno militarizzando lo spazio intorno alla Terra, perché ci sono stati alcuni ricercatori che hanno detto, dice, no, questi mettono i satelliti per proteggersi dagli UFO. Gli Stati Uniti d'America spendono quasi 1.000 miliardi di dollari per proteggersi dagli UFO. Quelli si proteggono dall'intelligence, dal controspionaggio, dal terrorismo con armamenti satellitari o da armi ad energie dirette che potrebbero creare dei danni devastanti alla sicurezza e alla difesa degli Stati Uniti d'America. E purtroppo alcune persone è come la Terra piatta. La Terra piatta e tutti chiedono alla Terra piatta. Cioè, va di moda quell'evento e tutti quanti seguono l'evento che va di moda in quel momento. Ma io vi dico che dai test che ho fatto, dall'analisi che ho fatto, queste tecnologie vengono utilizzate attraverso dispositivi satellitari che operano con questi armamenti o con queste armi ad onde convogliate, perché non è possibile che la vittima in qualunque parte d'Italia va, o in qualunque parte d'Europa va, viene sempre attaccata con le stesse frequenze, sente le stesse voci e ha gli stessi identici disturbi. Cioè, non è possibile. Solo un sistema GPS satellitare può fare questo attraverso una geolocalizzazione che viene praticamente utilizzata da questi dispositivi militari o paramilitari. Poi parliamo di tecnologie di centinaia di miliardi. Perché alcune vittime mi contattano, no, io l'ho trovata su un sito, costa 59 euro. Io ho detto, signora, ma secondo lei una tecnologia del genere può costare 59 euro? E loro hanno detto, sì, sul sito c'è scritto che fanno queste cose. Poi ci mandano i link del sito, è una tecnologia che non c'entra proprio niente. Magari sono tecnologie semplici o applicazioni semplici che servono per accendere la luce di casa, aprire lo sportello della macchina. Invece loro credono che queste tecnologie attivano degli armamenti sul corpo o delle frequenze o dei raggi addosso alle persone. Ovviamente alcune persone hanno incominciato a capire che non possono avere delle semplici applicazioni sui telefonini per attaccare le persone e incominciano a risvegliarsi da questo mondo e incominciano a ragionare in modo tecnico e scientifico, che questa è la cosa molto importante. Certo. Vuoi Va bene, dare un Ingrid. consiglio alle persone che ascolteranno o alle vittime che ascolteranno la tua intervista testimonianza? Ma io veramente consigli non so darne perché non so neanche io come uscirne. L'unica cosa che mi viene in mente è quella di denunciare nella speranza che qualcuno si accorga di quello che ci stanno facendo e ponga fine. Giusto questo mi viene di dire, far sentire la nostra voce il più possibile. Perché sono delle cose importanti, sia fare una denuncia cautelativa tecnica e plausibile, e ricordo che le denunce devono essere portate ufficio primi atti del tribunale di appartenenza, o se si farà una denuncia collettiva tramite l'Associazione di Roma e tramite l'avvocato dell'Associazione di Roma, dovrà essere delegato l'avvocato per poter tutelare praticamente la nostra privacy, ma nello stesso tempo la nostra denuncia che verrà fatta in modo che tutte le persone che vengono attaccate con questi armamenti e con queste tecnologie possano dare una loro testimonianza anche in un eventuale processo o un indomani far girare questa denuncia, tenendo conto sempre dell'anonimato delle vittime che parteciperanno a questa denuncia, ma portare questa denuncia alle radio, alle televisioni, ma non per far capire che noi siamo persone, degli eroi o chissà che cosa. Noi vogliamo far capire alle persone che ci ascoltano che se entrano queste persone a far parte di questo mondo parallelo, il mondo deviato, che non sono sole, che c'è un gruppo di persone che può aiutare, che può far capire, che può ascoltare le loro problematiche, i loro attacchi con questi armamenti disumani, perché non è possibile che l'Italia non ha un sistema di sicurezza che possa prevedere terroristi che operano con questi armamenti satellitari e che nessuno praticamente possa fare niente per bloccare tutto questo, perché
Cioè, qui siamo ritornati ai tempi del nazismo, che questi possono operare con questa tecnologia a loro piacimento e nessuno può dire niente, nessuno può mettere bocca perché dove vai vai ti dicono: ah, ma non esistono, non ce l'abbiamo queste tecnologie. Perché non è vero, perché se gli Stati Uniti d'America mettono un Interforce per attacchi di tecnologie spaziali, che sono tecnologie che devono interagire attraverso attacchi terroristici militari effettuati con satelliti spia, perché questo è il sistema della sicurezza che loro vogliono creare. Ma anche l'Italia ha parlato di questa cosa. Il segretario del comandante generale della difesa ha detto che anche l'Italia con l'Europa incominceranno a mettere dei soldati specializzati in questi attacchi terroristici con armi spaziali. L'arma spaziale è un satellite spia che è armato con tecnologie laser, con tecnologie a modulazione di frequenza, con tecnologie a microonde, con tecnologie infrarossi o con tecnologie elettromagnetiche. E queste tecnologie possono colpire da 450 km d'altezza a 700 km d'altezza un individuo che cammina per strada, o possono colpire una base, o possono colpire un aeroporto, possono colpire un aereo che sta in volo. E purtroppo che cosa facciamo? Se il terrorismo spaziale adesso, quindi sarebbe una catastrofe, un terrorista invisibile che da 700 km d'altezza colpisce persone ignare, luoghi ignari. Per l'Italia sarebbe una catastrofe un attacco terroristico con un'arma di distruzione di massa a campo elettromagnetico, perché potrebbero bloccare le linee telefoniche, potrebbero bloccare la corrente elettrica, potrebbero bloccare i radar da terra. Ma pensa se lo sparano su un aeroporto e si bloccano tutti quanti i radar che servono praticamente per la viabilità degli aerei. Ci sarebbero miliardi di danni. E lo Stato italiano, gli americani, la Cina e tanti altri stati hanno incominciato a provvedere a questo. Quindi, che dicono che i satelliti spia non esistono, che le armi satellitari non esistono, non è vero, perché adesso abbiamo la prova che tutti questi stati si stanno mettendo a creare reparti operativi specializzati proprio in attacchi con armamenti satellitari. Tu cosa ne pensi di questa evoluzione che sta succedendo in tutto il mondo? Questi sono esperimenti che fanno molto male a persone come noi, molto sensibili, ma credo che facciano male a chiunque. Non sono giuste queste cose che stanno facendo, avrebbero dovuto trovare un sistema di sperimentarle non sulle persone, ma in altri modi, non su di noi. Ma non noi come persone, perché ci sono io, ci sei tu e ci sono altre, ma proprio come esseri umani. Non è così che si fa. Questo è quanto volevo dire. Eh sì, perché noi prima non abbiamo autorizzato di essere cave umane sottoposte a questi attacchi, a queste manipolazioni attraverso queste radiofrequenze. E poi, seconda cosa, noi vogliamo vivere la nostra vita, perché non devo essere Vogliamo la nostra soggetto, vita. io non devo essere soggetto a spionaggio continuo 24 ore su 24, e poi mi dicono: no, l'intelligence geospaziale fa indagini preventive. Ma indagini preventive di che cosa? Sono passati 20 anni. Come te sono passati parecchi anni, come tante altre vittime, ma qui si parla di 500, 600, 700 vittime. Parliamo addirittura che in Italia ci sono oltre 500.000 vittime sottoposte a questi esperimenti, a queste manipolazioni. Però molte di queste non vengono seguite da determinati gruppi o dai nostri gruppi, e credono magari che sono pazze, malademente, oppure si rinchiudono dentro casa, non fanno niente, le mettono all'interno degli ospedali, li imbottiscono dei psicofarmaci. Ma molte di queste vittime sono attaccate da queste armi, da queste tecnologie. E spero che un indomani il sistema di protezione satellitare, o il sistema della difesa nazionale, europea e mondiale possa bloccare questi attacchi terroristici con queste armi spaziali o satelliti spia che operano con le tecnologie psicotroniche. Sì, questa è proprio una mia speranza, che qualcuno intervenga e al più presto, che trovino il sistema veramente, un po' come ha fatto la Francia, che ha trovato il sistema di questo laser che neutralizza queste frequenze che ci vengono sbattute addosso. Quindi spero che qualcuno inventi qualcosa che
che trovino il sistema di difenderci, di ridarci la nostra vita. Sicuramente troveranno qualcosa per bloccare questi attacchi con questi armamenti. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, per l'intervista che hai fatto. È stata un'intervista molto significativa perché le persone che ascolteranno la tua intervista praticamente capiranno che tantissime altre persone subiscono questi attacchi e queste manipolazioni. Voglio ricordare i miei canali sia di YouTube, Angeli Custodi MK Oltre Italia, e poi c'è Emiliano Babilonia su YouTube, la mia prima radio web Emiliano Babilonia Spreaker, la mia seconda radio web Emiliano Babilonia Mixcloud. Se volete contattarmi anche per fare le interviste e testimonianza su YouTube, mi potete scrivere su vittime del controllo neurale @gmail.com, oppure mi potete scrivere tramite Messenger Saverio Sat. Mi scrivete o tramite mail un messaggio, oppure tramite Messenger su Saverio Sat, oppure mi potete chiedere l'amicizia con un account ovviamente attendibile su Facebook Saverio Sat. Voglio ricordare anche un'altra cosa: il nostro gruppo di Roma, che ha anche un'associazione che è il Centro Italiano Ricerche, il CIR, sta cercando di trovare delle soluzioni e stiamo cercando di fare più divulgazione possibile di questo, ovviamente, olocausto neurale, l'ho definito io, che sta accadendo nella nazione italiana, ma anche in tutte le altre parti del mondo. Perché più siamo uniti e più noi siamo la resistenza. Se rimanete soli, isolati, fate il loro gioco e verrete praticamente poi considerate, anzi, non verrete considerati per niente, perché se state da soli, nessuno crederà a quello che voi dite o a quello che voi raccontate. Ma se invece siamo un gruppo di persone che dicono tutte le stesse antiche cose, fanno le interviste collettive, beh, si fanno degli interventi molto importanti anche attraverso le nostre conferenze, attraverso i seminari o attraverso qualunque tipo di evento che verrà fatto, sia pubblico che privato, ma dove avremo la possibilità di registrare tutto quello che viene detto all'interno dell'evento stesso, fa sì che la divulgazione diventi sempre di più.